Bella a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video, io sono Brutal e oggi signori ci troviamo in un road to Magma Walls unito ad un road to Max. Ebbene sì signori, come state vedendo il laboratorio qua in basso ha finito la sua ricerca e quindi dobbiamo rimetterlo al lavoro. In più siamo quasi a 6 milioni di Elisir, questo vuol dire ragazzi che siamo quasi pronti a farci due murette di livello 11. Ma partiamo subito dal laboratorio ragazzi, che sapete che odio tenere il laboratorio fermo. Andiamo qua sulle cose da fare con l'Elisir nero e vediamo che ci mancano soltanto la veleno e la pozione scheletri. Come sapete io la scheletri non la uso praticamente mai ragazzi, quindi ho deciso di continuare il potenziamento della veleno, che andrà a potenziare comunque un incantesimo che uso tantissimo, specialmente in war ragazzi. Anche in farm ogni tanto lo utilizzo, ma molto più raramente. In war invece me ne porto sempre dietro due, quasi sempre ragazzi, a meno che il villo non richieda altrimenti. Quindi signori, 75.000 di nero noi li andiamo a spendere così, bam, ok, ecco qua. E la veleno di livello 4 sta per arrivare ragazzi, mamma mia che spettacolo, 9 giorni e 23 ore, quindi 10 giorni, per 10 giorni il laboratorio sarà occupato e noi abbiamo già ben 42.000 di nero, raga, che non è affatto male assolutamente. Signori, io direi che a questo punto noi ci possiamo andare a fare i nostri due tacchini di oggi, dopodiché ci andremo a fare le nostre mura. Partiamo subito! Signori, ho trovato un villaggio davvero strapieno di risorse, ma è davvero difficile andare a prendere tutto, ragazzi. Anzi, non difficile, ma bensì impossibile con la nostra strategia. Cercheremo comunque di fare del nostro meglio, ragazzi, e vediamo che al volo qua ci sono direttamente due difese aeree, raga. Quindi qua veramente sarà un bel problema, raga. Allora io provo anche ad utilizzare qualche incantesimo, signori, tanto non è che dobbiamo risparmiare o cose del genere. E mandiamo subito i nostri curatori. Mando dentro anche il Re Barbaro, ragazzi. Ok, dai che un aereo giù e giù anche l'altra, raga. Ok, i nostri curatori per ora sono abbastanza in salvo. Ok, tra l'altro qua ci sono due spazi, quindi gli arcieri. Ok, meno male che gli arcieri hanno deciso di spaccare qua, perché altrimenti, raga, con le palle che riuscivamo a prendere queste miniere, questi estrattori che ci sono qui dentro in questi comparti. Ok, allora, il nostro Re Barbaro di livello 35 sta affrontando il suo di livello 8. Purtroppo ci sono anche tutte le difese, ma comunque lo ha distrutto tranquillamente. Ok, raga, una buona quantità di risorse ce la siamo già andati a prendere. Prendiamo ancora qualcosa da qui, da questo estrattore che c'è qua. Ok. Il Re Barbaro, ragazzi, ha voluto entrare, ma sta per andare malamente, perché comunque lo stanno bombardando due mortai, torri dell'arciere, e chi più ne ha più ne metta. Comunque, raga, abbiamo preso, direi, gran parte delle risorse di questo villaggio, nonostante sinceramente non me lo sarei aspettato. Ok, cerchiamo di prendere ancora qualche risorsa da qui in basso. Andiamo ad utilizzare anche loro, magari. Ok, purtroppo il mortaio ci ha puntato gli arcieri, non i domatori. Ok, qui abbiamo preso, raga, abbiamo ancora 44 arcieri da utilizzare. Andiamo ad utilizzarli e cerchiamo di prenderci ancora un po' di risorse da questo villaggio, raga, praticamente lo abbiamo svuotato tutto. Raga, incredibile, non me lo sarei mai aspettato di riuscire a prendere tutto. Andiamo ad utilizzare gli ultimi arcieri, ragazzi, giusto perché, come sapete, ho già le truppe pronte per il prossimo attacco. E noi, signori, avendo utilizzato soltanto un assalto e una furia, possiamo tornarcene a casa con un ottimo bottino di 550.000 di oro, 587.000 di Elisir e 3.270 di nero, che dopo averne spesi 75.000, ragazzi, comunque a noi ci fa soltanto che bene. Torniamo nel nostro villaggio, ragazzi, andiamo subito a rimettere a fare sia l'assalto che la furia e naturalmente i due domatori con anche il prossimo esercito, tanto dovremmo essere già largamente sopra i 6 milioni. Signori, noi siamo già pronti per andarci a fare il secondo attacco. Naturalmente non avremo né tutti gli incantesimi, né il Re Barbaro, né
i domatori, quindi ragazzi cercherò di trovare un villaggio che sia in attivo ma con le risorse bene all'esterno. Ripartiamo il volo. Eccoci qua, signori, abbiamo trovato il secondo villaggio da attaccare. Ha quasi tutto all'esterno, ragazzi, purtroppo un filino di risorse sono all'interno, ma comunque dovremmo tranquillamente prendere più di 300.000 sia di oro che di elisir. Quindi ragazzi, non perdiamo tempo e partiamo subito con la bonifica di questa banca che ci hanno lasciato così gratuitamente i nostri avversari. Qua dobbiamo togliere queste due casette, se no non possiamo prendere tutto. Tra l'altro qui c'è, ragazzi, non so se l'avete notato, ma c'è una miniera in upgrade, quindi visto che sta abbandonando, poi ci sarà anche un'altra miniera più potente che darà più risorse ai prossimi che lo attaccheranno. Molto molto bene, ragazzi. Noi intanto qui andiamoci a svuotare tutto molto molto tranquillamente. Ecco fatto. Ci andiamo a prendere anche questa trivella di nero. Perfetto. Questa trivella di nero purtroppo è in upgrade. E qui c'è anche un'altra torre dell'arciere in upgrade, ma questo qui che cosa sta facendo, raga? Abbandona il villaggio o lo vuole continuare? Mi sa che è un po' indeciso sto ragazzo, raga, voi che cosa ne dite? Ok, andiamo a mettere ancora qualche arcieretto qua. E signori, noi praticamente abbiamo già ripulito il villaggio, non mi sembra che ci sono più all'esterno delle miniere o cose da prendere, quindi ragazzi andiamogli tranquillamente a dare il 30%, dopodiché ce ne possiamo tornare a casa. Andiamo a utilizzare i nostri arcieri, dovrebbero bastare per dargli il 30% tranquillamente. Ecco fatto, ragazzi, gli abbiamo dato il 30% e noi, signori, possiamo chiudere qui l'attacco che abbiamo fatto veramente molto molto rapidamente, e come previsto ci portiamo a casa un buon bottino di 342.000 di oro, 336.000 di elisir, e noi, signori, torniamo a casa. Rieccoci nel nostro villaggio, signori, abbiamo terminato gli attacchi di oggi, non ci resta altro da fare che andare nel nostro villaggio di modifica. Eccolo qua, ragazzi, il nostro amatissimo villaggio di modifica, e andarci a fare altre due muretti di livello 11, ragazzi. Mamma mia, potremmo farne tre, ma come sapete l'oro lo sto tenendo sempre per le difese che non abbiamo ancora terminato. Quindi partiamo, ragazzi, 3 milioni di elisir e altri 3 milioni per un totale di due muretti per questo video di livello 11. La regina ha ancora 8 ore di miglioramento davanti a sé, ma dopodiché, signori, il cielo avremo di nuovo e potrò magari rifare qualche war, sempre che il mio clan abbia voglia di farle, naturalmente, perché non posso obbligare nessuno. Qui, ragazzi, abbiamo le ultime due torri dell'arciere che si stanno completando e stiamo facendo già anche, eccolo qua, un volano a cui mancano ancora 7 giorni, raga. Per questo ci vuole ancora un po' di tempo. Non appena arriveremo a 7 milioni e 2, ragazzi, faremo partire il secondo volano al volo, raga, proprio al volo, così ci respinge via. Ok, raga, andiamo a vedere insieme a che numero di muretti siamo arrivati. Facciamo rimuovi tutto e andiamo a controllare. Siamo a 56 muretti di livello 11, ragazzi. In tutto questo noi non abbiamo ancora finito le altre spese, come ad esempio nel laboratorio e le mura, raga, veramente fantastico. Non vedo l'ora di terminare tutto ciò che ci rallenta la road delle mura, per poi darci dentro a manetta e magari fare anche episodi da 6 mura. Sarebbe veramente spettacolare. Signori, prima di lasciarvi andare, se vi va, vi faccio vedere un attimino come sto messo nel villo secondario. Come sapete, sono passato di municipio, non ho ancora messo la macchina da guerra, ragazzi, perché costa veramente un fottio, e quindi sto potenziando le cose. Come vedete, ho appena finito di potenziare le cose che servivano per arrivare a 900.000 di elisir. Adesso sto potenziando un pochino la miniera di oro e naturalmente anche quella di elisir nuova, e sto pensando di mettere giù anche il cannone doppio, ragazzi, anche se vorrei arrivare a 600.000 di oro per mettere giù il mortaio triplo. È una cosa, diciamo, è una scelta un po' ardua, diciamo così, però penso che metterò giù prima il cannone doppio, perché per mettere giù il mortaio triplo devo completamente sconvolgere il villo e ne devo disegnare uno totalmente nuovo. Quindi, ragazzi, io spero che questo nuovo incredibile video su Clash of Clans vi sia piaciuto. Nel caso vi sia piaciuto, pollice in su, commentate e condividete. Io come sempre vi saluto e vi ringrazio tantissimo. Se non siete iscritti al canale, mi raccomando, ragazzi, iscrivetevi. Qui è il vostro caro Brutal, un salutone, bella raga!